Buonasera a tutti, benvenuti ad uno scrittore a Palazzo della Penna, la rubrica settimanale dell'Associazione Culturale Clizia e dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Perugia. Ringrazio innanzitutto l'assessore Leonardo Varasano che ci mette a disposizione questa piattaforma e la nostra radio partner RT Radio Tadino che prossimamente trasmetterà questo incontro, questa conversazione di questa sera con Claudio Pelizzeni, a cui do il benvenuto. Eccolo Claudio che è in auto dall'Inghilterra, che si è collegato. Ciao, ciao a tutti, benvenuti. Buonasera, benvenuto Claudio, grazie Grazie. per aver accettato l'invito mio e dell'assessorato alla cultura del Comune di Perugia e di essere con noi questa sera. Penso che sia una conversazione con le nostre amiche qui presenti, di cui c'è solamente un uomo, che è Stefano e Alex, che non conosco, penso che sia nuovo di questi incontri. Quindi ti ho già spiegato come funziona la cosa, mi fa molto piacere averti con me, come fa piacere anche a Lucia Melcarne, che saluto da Torino e che insieme con me porterà avanti questa conversazione. Bene, Claudio, a questo punto io ti do, a parte che tu già hai dato il benvenuto, dirò alle nostre amiche chi sei e Claudio, oltre che essere uno scrittore, è un viaggiatore, forse più viaggiatore che scrittore, Detto perché lui, sentite un po' chi ha fatto, fatto. questo giovanotto dell'81 che cosa ha fatto? Un bel giorno si è scocciato di lavorare in banca, ha lasciato il suo impiego ed è scappato via a fare il giro del mondo. Il giro del mondo poi non è che l'ha fatto in aereo, no, l'ha fatto all'avventura, perché i viaggi di Claudio sono avventurosi. Avventurosi, e quindi anche questo penso dell'Inghilterra, un viaggio avventura, o si è andato su semplicemente più comodo, ma ti vedo in auto, mi hai detto che stai rientrando, quindi penso che anche questo faccia parte della tua collezione di viaggi avventurosi. Che mi dici, Claudio? Claudio? Allora, diciamo che da un certo punto di vista è avventuroso, sì, perché allora questo viaggio in Inghilterra non è un viaggio di piacere, è un preludio, è un viaggio ancora più grande, di cui tra l'altro accenno qualcosa nell'ultimo libro. Ho comprato un anno fa un vecchio Defender, quello con cui fanno le cameltropi, per intenderci, quella proprio la Jeep vera con cui fare l'Africa, e l'ho portato in Inghilterra a far camperizzare. Camperizzare vuol dire che, guardate, ci posso vivere dentro tranquillamente, c'ho la cucina, c'ho il frigo, c'ho il letto, e l'Inghilterra rappresentava, essendo patria dell'Land Rover, luogo ideale per fare quest'operazione. L'ho portato qua, cioè ho guidato dall'Italia all'Inghilterra circa 2 mesi fa, l'ho lasciato a Birmingham, ieri sono volato a Birmingham e stamattina l'ho ritirato e adesso sto tornando in Italia. Cioè, ovviamente sono ancora in Inghilterra, stasera dovrei dormire a Dover e domani attraversare la Manica e rientrare. È all'avventura perché la mia idea era di fare Belgio, Lussemburgo, Germania, Austria, quindi fare tutto quel giro lì perché l'andata l'ho fatto sulla Francia, ma considerando le nuove problematiche Covid, sotto oggi che hanno beccato la nuova variante, evitiamo, perché sono con un mio amico che ci diamo il cambio della guida, che i chilometri sono tanti e il Defender non è propriamente confortevole, abbiamo deciso di optare, domani saremo in Francia e scenderemo per la Francia. Benissimo, benissimo. Comunque penso che dovrebbe essere carino questo camper, ecco, che hai, perché non vediamo molto bene, però se ti sarà il tuo compagno dei prossimi viaggi, penso che sia molto confortevole, così come ci hai detto. Però questa sera noi, a parte questo viaggio di ritorno dall'Inghilterra, che magari può creare qualche problema di collegamento, e di questo non ti preoccupare, Claudio, noi vogliamo parlare e presentare questo libro. Questo libro che si chiama Sempre dalla parte dei sogni, il viaggio non fa eccezione. Questo è un libro che tu hai scritto durante la pandemia, quando sei stato costretto a rimanere in casa. Quindi, non potendo viaggiare, hai preso il computer, la tastiera e hai cominciato a raccontare
quello che hai trascorso prima della pandemia, dei tuoi viaggi passati. Sì. Penso... Ecco, mi senti Claudio? Sì, sono arrivato, ho scritto durante la pandemia. Esatto, hai scritto durante la pandemia, quindi in questo libro ci sono tutto il tuo percorso di prima del lockdown. Hai parlato dell'India, hai parlato del Nepal, dei viaggi molto molto affascinanti, che magari ce ne parlerai questa sera, perché leggere il libro, io l'ho letto ed è stupendo, ci sono anche delle immagini bellissime che arricchiscono tantissimo questo volume. E chi non c'è andato in questi paesi, quindi consiglio di leggerlo e di ascoltare comunque Claudio, che a questo punto Lucia, che vedi qui con questi occhiali bianchi, alla Elton John, ecco, che si ispira a Elton John, prenderà la parola e ti farà qualche domanda. Prego, Lucia. Perfetto, sono pronto, ho studiato. Hai studiato, perfetto. Prima di raccontarci questa tua creazione più recente, com'è nata l'idea del viaggio? Quando hai deciso, prendo, parto, lascio tutti e vado via? E soprattutto, come hanno reagito i tuoi cari a questa scelta? Allora, la considerazione è che ovviamente è stata una scelta maturata in tanto tempo, perché nascondevo un malessere fondamentale. Io facevo una vita che, anche se gratificante da un punto di vista economico e sociale, non mi gratificava da un punto di vista personale, e mi stavo rendendo piano piano conto che la versione migliore di me stesso era in viaggio. Quindi è successo semplicemente che un giorno di 8 anni fa, a un tramonto nell'Odigiano, che non è certo il luogo più bello dove avere un tramonto, ha risvegliato in me, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, e mi ha portato a fare una scelta da parte della felicità più autentica, cioè proprio anche interrogarmi sulla felicità. E l'unica opzione per me in quel momento percorribile era fare una giocata che in poker viene chiamata all-in, cioè giocarsi tutto, licenziarmi e partire per il grande sogno. Ovviamente in quel momento avevo la condizione per poterlo fare, che non era una condizione economica, perché io l'ho fatto con 15 euro al giorno, quindi in realtà ero veramente povero in canna. Il privilegio è stato non avere una fidanzata, non avere una moglie, non avere figli, non avere animali domestici, cioè non avere un... E questo è fondamentale, è estremamente importante, perché altrimenti non si potrebbero fare a cuor leggero certe scelte. Non che sia stata a cuor leggero, ci mancherebbe, perché ho lasciato un lavoro in banca da quadro direttivo, vice direttore di filiale, quindi è pesato. Però col senno di poi, sono passati 8 anni, adesso sono passato attraverso un giro del mondo, 4 libri, la fondazione di un tour operator che sta andando bene, la mia attività personale che va molto bene, dico tanta roba, ho fatto la scelta giusta col senno di poi. Certo. In questo romanzo passi praticamente dall'abbraccio caotico delle folle del Gange alle strade deserte della tua città, che oltretutto è una di quelle che ha avuto più problemi dal punto di vista della pandemia. E hai come unico punto d'osservazione la finestra di casa tua. Quindi ripercorri Giusto. Appunto queste mete più significative e riconsideri anche però mete più vicine, che non sono comunque meno preziose. Ti chiedo, che significato ha oggi per te il viaggio dopo tutto quello che è successo? Ma guarda, ti dico, questo libro nasce con l'intento di dare proprio un tributo al viaggio in senso lato. Cioè, io ho provato a raccontare, ci sono proprio alcuni episodi a cui io sono particolarmente legato e che ogni volta che rileggo, anche in fase di correzione bozza, mi facevano proprio venire la voglia di tornare a viaggiare. C'è la scena in treno con Jonah, per esempio, quando ci bevevamo il chai, che è banale nello stesso tempo, però ti riporta a quello che è il viaggio, nel vero senso della parola. Viaggio che un po' l'attività anche mediatica che ho avuto, perché ho avuto un riscontro mediatico molto forte, mi ha fatto un po' perdere il senso di quel viaggio, e poi la pandemia che ce l'ha proprio tolta in un momento in modo veramente radicale gli orizzonti a cui ero abituato, ho voluto raccontare quello perché per riappropriarmi del viaggio e per essere pronto una volta che poi gli orizzonti, i confini sarebbero riaperti, come poi è successo, perché infatti il libro parte dal mio primo viaggio da solo
al viaggio che mi ha cambiato la vita, che non è il giro del mondo, ma un viaggio in Australia fatto dopo la laurea, arriva quel periodo frenetico di viaggi fatti mentre ero sulla cresta dell'onda, fino alla chiusura della pandemia e la riapertura. E anche la riscoperta dell'Italia, perché parlo anche del viaggio che ho fatto in Italia in bicicletta l'estate scorsa, dove volontariamente sono passato solo per luoghi poco conosciuti, per riappropriarmi proprio del tempo e del senso del viaggio in senso veramente lato. Tu parli anche del Nepal e dici, sì, e dici questo: tornare in Nepal è come tornare a casa, tutto è sempre uguale al suo posto. Non è forse questa la definizione di casa? Sì, sì. Ma sai, mi viene in mente questa scena che poi ho descritto poche righe più avanti in quel capitolo, di quando ero bambino e tornavo a casa dalle vacanze estive con i miei genitori. Io sono dell'81, quindi fa ancora parte di quella generazione che d'estate magari stava via con la mamma 2 mesi d'estate, ok? E quindi tu chiudevi casa e quando tornavi avevi le mensole tutte impolverate, ma il libro era lì sul comodino dove l'avevi lasciato. In quel caso ero un bambino, quindi magari il giocattolo, il CD, le cose erano tutte lì. E riaprivi semplicemente le persiane di casa, entrava la luce, vedevi questa polvere, però tutto al suo posto. E allora ho capito, forse casa cos'è? Non è forse dove tutto in qualche modo è al suo posto? E il Nepal sicuramente è casa in quel senso. Sydney, l'Australia, lo è per tanti altri sensi, ma anche lì, io, mi è capitato questo evento a Sydney, durante il giro del mondo, in cui tornai in Australia dopo 10 anni dalla prima volta, e il primo giorno in cui mi svegliai a Sydney, scesi per strada e un passante mi chiese un'indicazione. E io senza pensare gliela diedi. Ma il fatto è che poi ho controllato su Google Maps, era vera. Cioè io mi ricordavo 10 anni dopo esattamente dove erano le cose. Ma come se vivessi lì. E in realtà ci avevo passato solo qualche mese della mia vita 10 anni prima. Quindi è la sensazione che uno ha nel sentirsi a casa nei luoghi. Questo te lo dà solamente l'esserci tornato, ma soprattutto l'esserti legato in maniera forte ai luoghi dove è passato delle emozioni clamorose, insomma, come è il caso per me del Nepal e dell'Australia. E dell'India? Perché tu la descrivi in maniera molto emozionante, questo viaggio che tu hai fatto. Beh, ma l'India è amore e odio, nel senso che comunque anche come scrisse Terzani è difficile, l'India non ti lascia mai le stesse sensazioni, a volte ti dà dei pugni, a volte ti dà delle carezze. L'esempio è, durante il giro del mondo mi ha sicuramente accarezzato tanto, mi ha formato l'anima, mi ha aiutato tantissimo, è stato un punto di svolta in qualche modo l'India, soprattutto con la sua introspezione in qualche modo. Il Kumbh Mela, che è questo raduno induista di cui parlo invece, in cui ho vissuto nel 2019, da un lato è clamoroso perché se pensiamo oggi a quello che non possiamo fare, quello è il raduno mondiale che detiene il record per presenze e assembramenti umani, 155 milioni di persone sulla riva del Gange, potete ben immaginare cosa significa in questo momento. E dall'altro è stato un po' un pugno perché comunque le contraddizioni indiane, il mettersi ancora in discussione, cioè l'India dà anche queste cose qua, quindi è tutte e due le cose l'India, amore e odio davvero. Ascolta, parlaci del fiume Gange, che è tanto affascinante e allo stesso tempo tanto preoccupante, perché noi vediamo questa gente che si bagna nel fiume per la spiritualità, però allo stesso tempo becca anche tante malattie. Ecco. Ma guarda, io non voglio aprire nessuna polemica, lungi da me, quindi non entriamo veramente nel contesto polemico, però a me il Gange ricorda tantissimo il Novax di oggi. Cioè, in pratica c'è qualcuno che ti dice che il Gange, Mama Ganga, è sacra ed è una dea e c'è dentro un batterio che mangia gli altri batteri, quindi tu ascolti questa credenza, questa leggenda, o comunque questa religione che ti dice questo, e non solo ti bagni nel Gange, ma ne bevi l'acqua, ti ci lavi i denti, eccetera. Nello stesso tempo è sporco, inquinato, i dati scientifici ti dicono che è terribile buttarsi nell'acqua del Gange, ma le persone, Mamma Ganga, quindi Mamma Ganga pulisce da tutti i peccati, figurati se non pulisce lo sporco del Gange, e poi si ammalano. Anche lì, non tutti si ammalano ovviamente, come non tutti i Novax si ammalano, però me lo ricorda molto questa cosa, perché il voler ascoltare, non dare nessun peso alla scienza, non dare nessun peso a un'attività empirica di analisi, poi porta a questo. E da un lato la religione indiana ovviamente
è dei principi antichissimi ed è strainteressante, strabella. Inoltre alcuni suoi teoremi hanno anticipato teorie fisiche che in Italia, in Europa sono arrivate col Rinascimento, quindi addirittura avevano 2000 anni di anticipo. Però questa situazione specifica mi ricorda molto questa nostra attuale, nella maniera più assoluta. Quindi lo paragone alla situazione che stiamo vivendo noi adesso, diciamo. Giusto? Sì, assolutamente sì, mi ricorda proprio questo. Senti, durante i tuoi viaggi, i vari che hai compiuto, qual è stato il momento più difficile e il ricordo più bello? Il momento più difficile sicuramente è quando purtroppo è morto mio padre, perché io ero in viaggio e sono dovuto rientrare di colpo da un momento all'altro e ho avuto veramente poco tempo per tornare a casa, per stare con mio padre, e ripartire 3 giorni dopo il funerale è stato veramente una cosa difficile. Però poi dopo mi ha permesso di realizzare il più grande sogno della mia vita, che era fare il giro del mondo, e quando l'ho realizzato, quello io lo reputo il momento più bello in assoluto di tutta la mia vita. Senti, ma tu mi devi spiegare una cosa, Claudio. Come si fa a fare il giro del mondo così all'avventura, senza soldi, senza mezzi? Claudio, e soprattutto a piedi. Come si fa? Tu hai un coraggio incredibile. Ma no, ma non è questione di coraggio, alla fine è questione che era una cosa che io volevo fortemente, volevo talmente tanto al punto che mi ha creato una... Cioè poi c'è un confine sottile tra determinazione e cocciutaggine. Sicuramente lo volevo fortemente, e sentivo di essere dalla parte completamente del giusto, dalla parte dei sogni, per l'appunto, quindi parafrasando il titolo del mio ultimo libro, e... alla fine ce l'ho fatta, però è tutto volontà, è tutto determinazione nella maniera più assoluta. Quindi lo consiglieresti a ciascuno di noi questa sera? No, non lo consiglierei, nel senso che la questione è questa, semplicemente. Questa è stata la mia terapia, è stato il mio sogno, è stato quello che io sentivo. Io quello che dico è stare dalla parte dei sogni, di stare dalla parte delle passioni, della voglia di realizzarsi, ma non che uno deve prendere e partire. Quello non è per tutti, nella maniera più assoluta. Quindi cosa insegna la tua storia? La mia storia insegna che se stai dalla parte delle passioni, dei sogni, di quello che ami fare, puoi realizzarlo. Dici? Devi volerlo. Devo volerlo. È almeno da parte mia è un po' difficile. Il problema grosso è questo. Spesso si sentono persone che dicono vorrei anch'io viaggiare. Ma lo vuoi veramente? Cioè, sei pronto a sacrificare i rapporti personali? Sei pronto a non avere una casa? Sei pronto a dormire in certi luoghi? Perché la gente pensa che sia solo ed esclusivamente bersi dei cocktail in una spiaggia. Invece non è questo. Cioè, viaggiare è in difficoltà. Cioè, è come quando tu vai nelle scuole e chiedi a un bambino cosa vuol fare da grande. E lui ti dice, voglio fare il calciatore, però non sta palleggiando sotto il panco. Allora vuol fare il calciatore perché per i soldi, la fama, le belle macchine e le belle donne, ma non perché gli piace tirare a calcio un pallone. Capito la differenza? Io dico, guarda dentro di te quello che vuoi realmente, quello che veramente ti fa battere il cuore. E lì, trovato quello, cerca in tutti i modi di realizzarlo. Questo io dico, per me era il viaggio, per un altro possono essere qualunque altra cosa. Possono essere altre cose. Diciamo che questa è la tua filosofia, trip therapy. Sì. No, è questo che vuoi insegnare, è questo che vuoi esprimere con queste parole, Claudio. Esattamente. Ecco, questa terapia è questo, fai quello che puoi fare e che hai con la consapevolezza di voler fare. Ecco, esattamente. Non tanto dire, vabbè, lo faccio tanto per farlo, se ci riesco è bene, però essere consapevoli di fare qualcosa che ti piace e riesci a farla, anche senza denaro e magari andando in giro appunto come hai fatto tu. Però tu da queste esperienze poi hai tratto un beneficio, oltre che il tuo beneficio fisico, hai anche tratto il beneficio che hai cominciato a scrivere. Perché questo dovrebbe essere il terzo libro. Quarto. Quarto, ecco, perché ce ne sono altri prima di questo. Il tuo primo libro è L'Orizzonte, ogni giorno un po' più in là. Sì. Ecco. Quindi hai cominciato con questo e poi via via ti sei messo a scrivere e a raccontare le tue esperienze di viaggio, giusto?
Corretto. Esatto. Lucia, penso che voleva chiederti qualcosa sull'alpinismo, giusto Lucia? Esatto, perché ci sono un sacco di analogie con gli alpinisti himalayani, quelli dell'8000, nel senso che tu hai un profondo senso per la natura e anche sì, una profonda conoscenza del tuo corpo e dei propri limiti. Quindi quanto c'è di alpinista in te? Ma ti dico la verità, mi sento alpinista quanto scrittore, cioè ben poco di entrambi. Ho un profondo rispetto per la montagna come un profondo rispetto per le opere letterarie. Mi è capitato di raccontare le mie storie e andare che siano piaciute, che stiano piacendo, come mi è capitato di arrivare su una delle 7 sommità del mondo, che è il Kilimangiaro. Però il mio approccio è molto umile. Non sono chi è nato per scrivere e che ha studiato per questo, anche se ho fatto liceo classico, ma diciamo che c'è un'impostazione completamente diversa. Io racconto le mie storie, per fortuna sta piacendo il modo in cui le racconto diretto, e forse è proprio questa la sua caratteristica, così come le scalate. Cioè in realtà io non faccio scalate tecniche, non vado in cordata. Il trekking del Kilimangiaro è tecnicamente molto semplice, il problema è l'altitudine. Quindi io cerco più che altro sfide personali che la cui realizzazione mi permette di andare oltre e di riuscire a sentirmi realizzato. E c'è qualcosa che vorresti ancora fare e che hai in mente? Hai voglia, tantissimo, sono stato fermo 2 anni, ci mancherebbe, no, c'è tanta roba. Con questa macchina qua voglio fare da Capo Nord a Cape Town, poi c'è tutta l'Indonesia da fare ancora, tante cose in Africa, voglio andare in Antartide, cioè, insomma apriamo un capitolo che non finiamo più. Hola? Sì, io ti sento. Eccomi, scusate, è caduta la linea, avevo finito la rete dati. Eccoci. E lui penso che... Eccolo! Ti rivediamo! Voilà, Claudio! Ci siamo, dai! Ciao, la viaggiatore non poteva che essere così. Infatti, ma guarda che io l'ho detto, guarda, è una cosa strepitosa stasera, parlare con te all'Inghilterra, in un camper, noi siamo nei nostri studi con tutti questi libri dietro le spalle e tu che stai viaggiando, quindi è uno dei collegamenti, diciamo, più strepitosi che abbiamo avuto nelle nostre settimane. Ecco. Un'avventura. Un'avventura, ecco, quindi lo dobbiamo chiamare così, altro che uno scrittore a Palazzo della Penna. Un avventuroso scrittore a Palazzo della Penna, ecco. Via, Claudio, continua a raccontarci di cosa stavamo parlando, della tua agenzia di viaggio, del tuo tour operator. Ti avevo chiesto che si chiama Si Vola, giusto? Corretto. Ecco, noi abbiamo un po', sia io che Lucia, siamo andati a sbirciare un po' i tuoi viaggi, che tra l'altro sono dei viaggi che, a differenza di altri tour operator, altre agenzie di viaggio, via dicendo, hanno dei costi molto accessibili. Sì. Ecco, come mai questa differenza? Ci spieghi un po'? Allora, l'esigenza nasce dal fatto che, essendo viaggiatori, io e i miei soci, che sono anche loro travel blogger e tra l'altro anche scrittori, perché Daniel Mazza ha scritto un libro anche lui con Spelling & Kuffer, Nicolò Balini ha scritto dei libri con Mondadori, quindi cioè, raccontiamo da sempre i nostri viaggi, e ci siamo accorti che chi organizzava i viaggi, cioè i tour operator, la vedeva troppo con l'occhio dell'azienda che offriva un prodotto. Noi invece la vedevamo da un punto di vista di viaggiatore. Essendo per primi viaggiatori, abbiamo detto: sentite, proviamo a questo punto a fare quello che noi vorremmo se cercassimo un viaggio. La fortuna qual è? La fortuna, la capacità. Noi, c'è un volto dietro Si Vola. Cioè, nel momento in cui tu pensi a Si Vola, sai che ci sono io, sai che c'è Nicolò, sai che c'è Dani, ci sono tutti gli altri coordinatori, tutti i formati, tutta gente che lo fa per mestiere, non gente che semplicemente fa una vacanza e fa il coordinatore. No, noi abbiamo formato le persone, c'è un'identità, c'è una faccia, e questo le persone lo capiscono perfettamente e riescono in qualche modo a immedesimarsi. Questo è il successo. Ovviamente questo successo ci permette di chiudere i viaggi molto presto, e chiudendo i viaggi molto presto riusciamo a tenere dei prezzi contenuti, anche perché il nostro primo obiettivo è far viaggiare le persone, ma viaggiare non è una semplice vacanza, ecco, questa è la logica. Diciamo che non è il viaggio da catalogo, ecco. No, non è, diciamo, è un catalogo avventura, non è un catalogo leisure.
Lusso. Ho capito, abbiamo capito tutti quanti. Adesso io vorrei chiedere alle amiche, già che le nostre sono conversazioni, chiedere a Claudio magari qualche informazione su un futuro viaggio che voi vorreste fare. Ecco, c'è Luisa, c'è Paola, c'è Vera, c'è Stefano, alcuni tutti oscurati perché non hanno vergogna di farsi vedere. E allora anche per voi, anche per Claudio, ditemi un po', chiedete a Claudio qualche informazione. Ad esempio, Paola, tu dove vuoi andare il prossimo anno 2022? Ma ci sarebbero tanti bei posti da poter andare, tanti. No, per quanto mi riguarda, tutta quella zona India e dintorni non mi attira affatto, personalmente non mi attira affatto. C'è un posto che mi piacerebbe tanto andare, in Sud America e l'Australia. Sarebbero due posti veramente molto 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 belli. Un'altra cosa che mi piacerebbe fare è il coast to coast Atlantico negli Stati Uniti, quello mi piacerebbe tanto. Io sono una campeggiatrice da anni, da sempre, quindi non mi spaventerebbe dormire in macchina, dormire in camper. Quindi questa struttura dove Claudio è alloggiato in questo momento mi piace tantissimo perché l'ho vissuta, lo so che significa. Ovviamente ho fatto viaggi diversi, non ovviamente avventurosi al mille miglia, però insomma ho fatto dei viaggi molto grandi, molto belli. Ho girato, ho fatto tutta l'Inghilterra, ho fatto la Scozia in camper. Ho girato, ho fatto la Germania, insomma, so che significa un po' questa cosa. E a me piace moltissimo, l'ho ascoltato molto attentamente. E la cosa che veramente mi ha colpito di più è stato: ognuno deve fare i propri sogni, ognuno deve realizzare quello che sogna, quello che sente di fare. Lui, ovviamente, ha buttato tutto all'aria. E non è l'unico, perché ne ho sentiti tanti, ce ne sono tanti nel mondo, tante persone, anche persone come lui, insomma, italiane, che hanno buttato all'aria tutto e sono andati a fare tutt'altro. E un grosso coraggio, come dici tu, Anna Maria, grossissimo, quindi lo ammiro per questo. Ha detto un'altra cosa bellissima, non aveva legami, e questa è un'altra cosa che ho apprezzato molto. Quindi è una persona coi piedi per terra, almeno io è la prima volta che lo vedo, quindi che lo as ascolto. Quindi ho conosciuto una cosa diversa. Ha due occhi, non lo so, forse per il mestiere che faccio, ha due occhi sinceri, non bleffa, e almeno quello che a me trasmette, poi non lo so. Poi non so, il più grande bleffatore del mondo, ma non credo. E quindi non sta No, no. bleffando, non sta bleffando. Adesso io stavo curiosando su internet, ma tu quando hai lasciato il lavoro in banca non avevi i capelli lunghi, mi sbaglio? No, no, sono cresciuti dopo. Ma rientra tutto nell'ambito di quello che mi sarebbe piaciuto fare, cioè da ragazzino, da adolescente, mi piaceva scrivere canzoni, poesie, racconti e alla fine mi sono trovato a scrivere un libro. Mi piaceva avere i capelli Senti, una lunghi e la domanda un società mi ha po' così portato ad avere i capelli strana. corti. E allora ho ottenuto i capelli lunghi e ho fatto quello che era il mio me stesso che avevo abbandonato in onore di soldi, carriera e gratificazione sociale, di cui possiamo tranquillamente dirlo, non serve poi a nulla in termini di felicità. Quindi sono tornato a essere quell'autentico me stesso. Domanda un po' così, Anna Maria, permettimi, una domanda un po' particolare. I capelli lunghi è perché viaggiando non si ha tempo di andarseli a tagliare? No, no, te l'ho detto, esattamente il motivo, quello che ho spiegato. Cioè, io da adolescente mi piaceva il cappello lungo e a questo punto qua, Perfetto. mo adesso con la vita che posso fare, me ne tengo lungo. Ovviamente Certo. non potevo avere il cappello lungo in banca. No, No, assolutamente no, la no, no, banca ma ci va vuole. benissimo, va benissimo così, insomma, è il tuo look, il tuo essere e va benissimo, per carità, assolutamente. Quindi ecco, due cose mi sono... Allora, sono il Sud America e l'Australia, proprio mi piacerebbe tanto. Certo, tantissime ore di volo, quindi preferirei farle in macchina, onestamente. Però l'Australia in macchina, insomma, la vedo un po' dura, non so. Forse un consiglio da parte tua, ma partire, io sono di Roma, partire da Roma in macchina, in camper, in furgoni, non so che cosa, e andarsene in Australia. Non lo Beh, so, non ci ho mai pensato. E poi sapete, conoscete, immagino, Lonely Planet, le guide, no? La sì, io non lo storia conosco. di quei coniugi fu Across Asia on Ship, fu la prima Lonely Planet, e
Ed è questa coppia che non erano coniugi, all'epoca erano semplicemente fidanzati, che da UK, dalla Gran Bretagna, partirono una volta dell'Australia con un furgone scassato. E da lì è nata Lonely Planet. Ecco, perfetto. No, io non ricordavo questa cosa. Allora, benissimo, si può fare perché se penso a tutte quelle ore di volo là sopra, o mi faccio addormentare, non ho paura di volare, però troppo lungo, troppo lungo. Eh sì, un po' lungo là. Troppo, troppo lungo. Però ribadisco, mi ha fatto molto piacere che tu abbia detto che non è che per forza dobbiamo viaggiare, dobbiamo realizzare quello che ci piace. Questo concordo pienamente al mille per mille. È un gran piacere di averti conosciuto perché è un'esperienza molto carina Grazie. anche starti ad ascoltare, andrò a curiosare quello che hai fatto. Poi ti Grazie. puoi rivolgere a lui, quando vorrai organizzare il viaggio ti organizzerai Sì, con volentieri, pensa. quale, darai consigli, puoi Sì, scrivermi sì. Perché tranquillamente, ti fai organizzare il viaggio da lui. È no? una bella cosa. Volentieri. Claudio, volevo chiederti questo, no? Perché hai girato anche in Italia. Un posto italiano che consiglieresti a tutti? Di andare a visitare magari un borgo o qualcosa di sconosciuto, perché in Italia anche noi italiani le solite mete possono essere Venezia, Milano, Napoli, Roma, Palermo. Guarda, Ma ci sono l'Italia. dei Sì, posti, noi ad esempio in Umbria ce ne abbiamo tantissimi, uno più bello sì. dell'altro. Io qua, vabbè, quest'anno ho fatto l'Umbria in bicicletta con un viaggio di gruppo e sono rimasto estasiato. Io quello che consiglio non è un luogo, ma è un assetto mentale. Cioè, abbiamo l'Italia, un paese meraviglioso, basta perdersi e trovare piccoli tesori. Allora, concediamoci il lusso di partire senza una meta, di perderci per le provinciali, per le statali, andando alla ricerca di qualcosa che non è conosciuto. Io ho fatto così in bicicletta, ho trovato delle cose incredibili, anche perché, sai, dire un posto fai comunque torto a tanti altri. L'Italia è talmente ricca di luoghi che basta, secondo me, invece cambiare l'assetto mentale. Provare a non organizzare tour, tutto, abbandonarsi agli incontri, abbandonarsi a quello che è l'istinto, e sono sicuro che nessuno tornerà deluso. Quindi partire così senza meta, dice partiamo, andiamo, dove va la Se strada? non lo facciamo in Italia, di partire senza meta, dove lo facciamo? Questo sì, questo è vero, però magari potresti dare uno spunto, qualcosa, un incipit, ecco, diciamo così, per dire guarda, andate in Umbria piuttosto che in Sicilia troverete oltre all'Etna, c'è questo bel posto da vedere. Perché adesso vanno anche molto di moda questi tour sui vulcani. Io sono stata a Napoli per lavoro la settimana scorsa e mi dicevano le mie amiche di Napoli, dice noi viviamo qui, però non siamo mai state sul Vesuvio perché ci fa paura. Invece qui organizzano tour, vanno in su a vedere la Solfatara, specialmente a Pozzuoli. Queste, magari ci sono tante altre cose belle che non conoscono. Ecco, nella stessa Napoli, magari il turista di passaggio va a vedere unicamente i quartieri spagnoli, Spacca Napoli, i negozi, bancarelle, ma non conosce San Domenico Maggiore o San Lorenzo Maggiore, la chiesa di Santa Patrizia, per dirti, ecco, Certo. che la gente parte così, magari si perde nei vicoli, nelle strade, senza conoscere quello che di bello offre la città o il paese o il borgo che stai visitando. E Sì, come certo. penso anche all'estero. Io ho girato poco all'estero, ho viaggiato tanto, ho fatto tante crociere. È un tipo di viaggio che mi piaceva molto. Mi piaceva molto perché mi dava la possibilità di visitare tanti posti senza fare e disfare bagagli. L'unica cosa che non mi piaceva era la toccata e fuga, perché arrivi in un porto la mattina e il pomeriggio devi scappare, quindi non hai modo di visitare la città che ti sta ospitando per quelle ore profondamente, quindi ti scappano tante cose. Ecco, non Certo. so. Come la vedi? La crociera la consiglieresti? Non è sicuramente il mio target, nel senso io amo disfare e fare bagagli, quindi di sicuro la crociera non è al momento,
diciamo così, nelle mie corde. Però chi lo sa, poi magari più avanti, boh, sicuramente potrebbe esserci la crociera sul Nilo, che me ne hanno parlato molto bene, come tipologia, però non amo, e soprattutto hanno un impatto anche ambientale pesante, per cui tendo a non sceglierla come opzione, insomma. Stanno rovinando parecchi luoghi, non da ultima Venezia, per le crociere. Bene, quindi adesso finalmente adesso non vanno, penso vadano a Marghera, non vanno più in del Canal Grande, penso. Ci è voluto un po' di tempo, per fortuna almeno quello. Assolutamente adesso si sono decisi a spostarle. Comunque va bene così. Io una crociera che ricordo molto bella, ma tu penso che ci sia andato sicuramente, non so come, è quella sui fiordi norvegesi, perché ci sono i no paesi... Non ho ancora fatto la Norvegia. Allora ci devi andare assolutamente. Andrò. Perché tutti i paesi nordici sono stupendi. No ma è l'unico paese del nord che mi manca, la Norvegia. In realtà era in programma, ma poi col Covid è saltato. Io sono stata fino a Capo Nord. Adesso ci andrò con la macchina a Capo Nord, assolutamente. No, ho fatto tutto, Finlandia, Svezia, Islanda, ci sono stato un sacco di volte. Io invece sono andato dalla ma sarò in Svezia la settimana prossima, quindi figurati. I fiordi sono una cosa meravigliosa, guarda, stupenda, c'è una natura che ti lascia, è il paese delle fate, una cosa bellissima, chi non c'è mai stato io glielo consiglio, ecco, stavolta do il consiglio io da agente di viaggio, ecco, al posto di Claudio, andate a visitare la Norvegia, andate a visitare Bergen, che è la città che piove sempre, ma c'è un mercato del pesce stupendo, penso che ne hai sentito parlare, vero? Sì, ma poi c'è Tromsø. Ma è veramente un paese meraviglioso. No, Oslo come capitale, perché c'ha poco, a parte il parco Jugel, una cosa del genere, ma non c'ha niente. Però la natura che vedi lì è qualcosa di incantato, davvero molto molto bello. Io a questo proposito volevo leggere questa quarta di copertina, dove ci sono due parole che ha scritto Claudio. Ecco, il viaggio non è dove vado, dove sono diretto, da dove torno, è piuttosto un momento come questo in cui mi rendo conto di far parte delle vite che ho incrociato, della natura in cui ho dormito o dei sentieri che ho solcato. Sono quattro frasi bellissime che mi hanno molto, molto colpito. E che adesso, questa sera, le voglio associare anche a questo nostro incontro. Perché, come vedi, Claudio, te l'avevo anticipato, non è la presentazione di un libro, ma è una conversazione tra amiche che ci conosciamo da un anno e mezzo, da quando è iniziata la pandemia, e io ho inventato questo modo, come tanti hanno fatto con me, della presentazione, di ospitare autori, però mentre gli altri si limitano alle pagine Facebook, quindi non possono interagire con l'autore, io invece no. Io ho organizzato questa tavola rotonda e metto a disposizione l'ospite a tutte coloro che sono qui con me questa sera. Quindi quello che scrivi, ecco, può essere anche questo, è un momento in cui mi rendo conto di far parte delle vite che ho incrociato. Ecco, noi siamo adesso, stasera siamo in 12, ma poi ti vedranno in tanti, perché sarà trasmessa sui canali social del Comune di Perugia, sarà anche una trasmissione radiofonica, quindi chi stasera non è qui con noi ti conoscerà in altro modo. Sì. E allora volevo appunto invitare anche le altre amiche a prendere la parola e a parlare con me, con Paola, con Lucia, e con Claudio principalmente. Io vedo Marina qui sulla sinistra, Marina in Puglia. Buonasera Marina. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Stai bene? Perché io raggruppo un po' tutta l'Italia. E c'è Lucia da Torino, c'è Vera da Bustarsizio, c'è Marina che è in Puglia, esattamente sei a Taranto, Martina Franca, la città dei trulli, no, l'albero bello, io sono tarantina, ma mi perdo anch'io. Siamo in Valle d'Itria.
Sei invalidita, infatti. E allora, non so se tu vuoi fare qualche domanda a Claudio, qualche consiglio da chiedere per un futuro viaggio. A me piace moltissimo camminare, quindi mi piacerebbe fare, ecco, qualcosa di strano, nel senso mai fatto, però in Italia, quello sì, l'Italia io penso che sia un paese da scoprire. Sì, un consiglio. Sì, ce l'ho, è molto interessante, e ne parlo anche nel libro, Il Cammino dei Briganti, che danza tra la Lazio e l'Abruzzo. È un cammino che sta prendendo molto piede in Italia, veramente bello, sia per un discorso culturale, storico, che per un punto di vista paesaggistico. Lo consiglio vivamente, con la deviazione al Lago della Duchessa, è uno scenario pazzesco. Altra cosa molto bella a livello di cammino, c'è il Cammino di San Cristoforo nel Friuli, che ho avuto l'opportunità di conoscere, i Monti Sibillini nelle Marche, e invece un po' più vicino alla Puglia c'è il Parco del Pollino, che non lo sappiamo, molta maggior parte della gente non lo sa, ma è il parco più grande d'Europa, che ha delle camminate meravigliose. Ed è vero che tra la Calabria e la Basilicata, adesso spero di non fare un errore, ma sicuramente in Calabria, ma penso anche in Basilicata, ed è a poco tempo dalla Puglia, perché ci vuole veramente poco dalla Puglia arrivare fino al Parco del Pollino, quindi assolutamente consigliato. Grazie. Figurati, poi se hai bisogno ti rispondo. Dimmi. Invece adesso volevo parlare del tuo libro precedente, quello in cui parli del Cammino di Santiago. Sì. Ecco, non so, magari può essere interessante per le nostre amiche, perché è una cosa che ha dello spirituale, e arrivare alla meta a piedi è anche un po' faticoso. Ecco. Tu, un po', scusami? Faticoso. Beh, direi 2189 chilometri sono sì faticosi. E l'hai fatto anche in silenzio, se non sbaglio, giusto? Ma quella è stata la fatica minore, guarda. La fatica più grande è stata camminare. Infatti tutti mi chiedono del silenzio, e per amor del cielo ci sta, la curiosità è normale. Ed è chiaro che è quello che desta più attenzione, ma in realtà la fatica più grande sono stati i chilometri. L'ho fatto in autunno e inverno, sono partito da Piacenza, sono andato fino a Santiago, ho fatto i Pirenei con la neve, è stato tosto quello. Il silenzio è stato un di cui, che sentivo francamente l'esigenza anche di stare in silenzio, e quindi l'ho vissuta bene. E quando sono andato a Santiago, è stato l'arrivo a Santiago, non tanto il fatto di ricominciare a parlare, non mi ha pesato il silenzio. Per un discorso invece spirituale, sì, il Cammino di Santiago è innanzitutto un cammino religioso, quindi come tale bisogna approcciarsi e rispettarlo. Dal mio punto di vista è stato un cammino spirituale, perché mi ha permesso sicuramente di riconnettermi con me stesso, ma anche con madre natura, con la natura in sé, con il silenzio, con i paesaggi, con tante cose. Quando sei arrivato alla meta? Come l'hai presa? Cioè, sei arrivato liberato, contento? Ma no, guarda, quando è che si spoilerano i libri? Non puoi mica spoilerare l'ultima pagina dell'ultimo capitolo. No, allora non lo diciamo, leggete il libro. Io sono contro gli spoiler, se vi dico cosa ho provato e cosa ho detto, è inutile leggerlo. Guarda, no, sei simpaticissimo, guarda, arrivo veramente delle ore a chiacchierare con te, perché sei veramente una persona eccezionale, simpatica. Grazie. Davvero. Lucia, prego, se hai ancora qualcosa da chiedere a Claudio. Ho due domande. La prima è: quale persona in tutti questi viaggi ti ha colpito e ti ha lasciato qualcosa di più degli altri? Perché avrei incontrato non so quante persone. Ma sai, è tanto come scegliere un luogo in Italia, diventa poi un torto verso altri. Sono state persone veramente importanti nella mia vita, cioè io ho viaggiato veramente tanto, diventa difficile sceglierne uno. Come se uno mi chiedesse qual è il posto più bello. Non riesco, cioè davvero, non è per non rispondere, è perché diventa difficile privilegiare un incontro piuttosto che un altro. Io ho conosciuto sciamani, santoni, ma anche persone normali, artisti, persone che hanno cambiato la loro vita, persone che si battono per una causa, bambini, l'orfanotrofio in Nepal.
veramente non riesco a scegliere una sola persona, non riesco a scegliere un solo luogo, o conduco una vita che è fatta di troppi input. Capisco che possa sfuggire questa cosa, perché chiaramente quando uno magari va in vacanza si ricorda un incontro, un singolare paesaggio, ma io vivo la mia vita non in vacanza, ma pre-Covid stavo fuori dall'Italia 320 giorni l'anno, e quindi è un quantitativo di input che è veramente difficile. Infatti i miei amici mi prendono in giro, perché mi sono un po' smemorato, e mi dicono che scrivo i libri per ricordarmi le cose che ho fatto. Hanno ragione, penso. Ecco, dai, che sono smemorato. No, perché ne fai talmente tante, almeno le metti scritte e ogni tanto vai a leggere. Esatto. Ci vediamo che cosa ho fatto in quella. Esatto. Prego, Lucia, fai l'altra domanda. L'ultima domanda. Allora, mi sono segnata tutte le cose che hai fatto. Allora, sei un tour operator, un creatore digitale, un nomade digitale. Sì. Hai collaborato con Licia Colò, collabori con Licia Colò, sei un influencer digitale, coordini viaggi di gruppo, sei uno scrittore. Cosa manca all'appello? No, va tolto qualcosa, è troppa roba. Cioè, sto spingendo forte sull'acceleratore, dovuto anche al fatto di quasi due anni fermo, ma andrò a togliere qualcosa, e penso che la prima cosa che toglierò sarà la parte relativa ai social, perché credo che abbiano preso una piega che non mi rappresenta più, e quindi non appena sarò un attimino settato e riuscirò, diciamo, anche l'attività di Sivola, che è quella imprenditoriale che adesso mi ha drenato sia energie che ovviamente anche soldi, quindi un investimento importante. Una volta che avrà le sue gambe e una volta che avrò fatto il viaggio da Capo Nord a Cape Town, che voglio raccontare con un altro libro, penso di tirare un po' i remi in barca e soprattutto levarmi dai social, perché sto facendo effettivamente un po' troppe cose. Non penso che ti fermerai del tutto, comunque. No, chi ha detto fermarsi? Io non voglio fermarmi, non voglio farmi viaggiare, io voglio semplicemente togliermi dai social e dedicare le mie energie ad altro, e è buona, ma sicuramente non mi fermo. No, non ho mai detto fermarsi. Vuoi tornare alla spiritualità del viaggio, quindi? No, ma sai, non è che l'abbia persa quella, è che semplicemente mi sto rendendo conto che spendo tante energie e voglio un attimino concentrarle in progetti magari di altro tipo. Magari posso anche dedicarmi agli altri, cosa che ultimamente non ho il tempo di poter fare, ma davvero non è una scusa. È che veramente ci sono tante le cose, è un mondo molto veloce, mi sta andando bene, mi sta piacendo tutto, sto ottenendo tanto dalla vita, ma come per un calciatore arriva il momento di appendere i scarpini al chiodo, anche per un creator digitale. Certo. Bene, benissimo. Quindi noi ti auguriamo di continuare a viaggiare sempre di più, e poi noi continueremo a viaggiare con te leggendo i tuoi libri. Ragazze, io saluto Claudio per essere stato così gentile ad accettare il nostro invito. Anche dall'Inghilterra si è collegato con noi, quindi bisogna fargli un applauso. Grazie di cuore. No, in uno studio. Ma sta in un camper, sta viaggiando con tutti i problemi che può arrecarmi appunto questa diretta. Speriamo di vederci al più presto. Vienici a trovare nuovamente in Umbria e noi ti accoglieremo magari in presenza. Ci farebbe molto, molto piacere. Claudio, grazie. Grazie mille di cuore. Tutto in bocca al lupo per i tuoi prossimi. Viva il lupo! Per la tua attività. Un bacio da parte mia e da parte di tutte le mie amiche che sono qui questa sera. Ciao Claudio! Grazie! Grazie! Ciao. Grazie.